dal locale, quartiere, poi alla città in generale, e su Roma voglio dire come avessimo tante città unite, e nella stessa città, siccome tra pochi mondi, l'internazionale. E qui in questa sala oggi appunto abbiamo una testimonianza di internazionalità, abbiamo una delegazione algerina che è stupenda, si è veramente messa nei costumi tradizionali, abbiamo l'onore di avere con noi il poeta Barceló, che ringrazio per essere venuto da Mallorca con un volo appositamente per questo evento, e abbiamo dall'Egitto, che è rappresentante della delegazione Ila, no? Poi ci abbiamo anche altre associazioni. E abbiamo tutta una serie di associazioni internazionali che fanno parte, delle quali vorrei che il presidente Mancini facesse un saluto globale. Va bene. Dato il saluto e ringrazio tutti voi che in qualche modo siete tutti ospiti, amici di giovane o di vecchia data. Noi siamo qui per il premio 8 milioni. Non è giunta la 8ª edizione, che noi gestiamo come DILA, collaborazione con Roberta Palizza della nostra associazione, che è attualmente la presidente, e quindi abbiamo un bel po' di pergamene da consegnare ai vincitori, perché questo premio si articola in 5 sezioni quest'anno. Abbiamo preparato delle pergamene per i primi 5, quindi c'è un bel po' di pergamene da segnare. Non ci sono tutti, perché ovviamente chi, a parte il fatto che comunque hanno partecipato circa 300 persone da tutte le parti del mondo, stiamo parlando dell'Asia, come dell'America Latina o come addirittura dell'Australia, quindi non potevano materialmente venire a prendere, ma comunque ci sono anche loro. Però io oggi devo dire che subito dopo questa riunione, questa celebrazione, questo ringraziamento e questa consegna di pergamene, noi abbiamo previsto un incontro. Quale incontro vogliamo gettare le basi per vedere se c'è la possibilità di organizzare qualcosa che vada al di là e al di sopra di tutte quelle che sono le nostre singole realtà associative. Noi abbiamo un'associazione che comunque è ben strutturata anche nel territorio e anche fuori, abbiamo degli eventi piuttosto importanti, così come tanti di voi, così come tanti altri dei quali ho avuto la delega a rappresentarvi. Come potremmo fare questo? Potremmo fare prima di tutto cercando quelle che sono le strade da seguire, perché non c'è nulla di deciso, ma c'è tutto un lavoro in corso. Però potrebbe esserci un risultato finale, quello di creare, costituire una cooperativa di associazioni. Dato questa base associativa forte, cooperativa, onus, è chiaro che ognuno rimane con le proprie identità, però si crea un calendario comune, si creano degli eventi che comunque vengono condivisi e si ha la possibilità di accedere a quelli che oggi sono i din-din. E i din-din non sono più comunali, non sono più attraverso le singole tessere, cose, ma vengono dall'Europa, vengono dalle regioni. E ovviamente se si presenta Bruno Mancini con la sua associazione di che comunque ha un passato, eccetera, viene preso meno in considerazione se non di quanto possa avvenire dicendo noi siamo 20 associazioni, siamo costituite regolarmente, abbiamo un passato, quindi queste cose. A tale proposito io ho il piacere di presentarvi l'elenco di questi signori, di queste associazioni con le quali poi andremo a discutere di queste cose. Si tratta dell'associazione Beethoven di Luca Otti, vicepresidente Assunta Agneo. Poi c'è l'associazione PF di Ugo De Angelis, poi c'è l'Arteo Club di Sonia Tessa, poi c'è Alias di Guzzardi Giovanna, poi c'è l'associazione Arte e Cultura di Michelangelo Angrisani, c'è l'associazione Nuovo Cenacolo di Poesia Aprilia di Vincenzo Caccamo, e Gianna Formato e Angela Maria Tiberi che sono vicepresidenti. Poi c'è Mediolanum, la banca Mediolanum, che comunque con Renato Palombi, che è anche lui, il Cenacolo Europeo dei Poeti, nella società, di Pasquale Franceschetti, la Federazione Rom, di Santino Spinelli, la Consulta delle Donne di Norma, di Luciana Lidanu, l'Associazione Alta Erpinia, di Augusto Verderosa, l'associazione tua, aiutami perché comunque sono ho perso dove c'erano
io continuo non lo so con il telefono, se sbaglio, corregge. L'associazione, di queste associazioni hanno delegato me in parte e in parte hanno delegato te di rappresentarli in questo momento. Continuo l'elenco perché c'è ancora l'Associazione Internazionale La Pulce Letteraria di Angela Di Buono, il circolo IPLAC, che ha delegato me personalmente, sì, di Maria Rizzi. Hanno avuto tutto il premio Magna Grecia queste persone. La FIDAPA di Maria Cimarelli, poi c'è l'Associazione della Musica diretta da Claudio Paradiso. Ah, anche sì, è un mio l'Associazione Culturale Latina della Magna Grecia di musica classica di Francesco Pompili. Poi c'è l'Associazione Maggio Sermonetano di Massimo Gentile, l'Associazione Magna Grecia di Milena Petrarca e l'Associazione Il Convivio di Angelo Manizza. Poi c'è il dispero ovviamente. E il meglio. No, c'avevi pure tu scritte dell'associazione. Il dispero. Sì, se ci sono poi delle altre associazioni che comunque mi sono sfuggite o comunque in questo momento non le ho presenti, il nostro discorso è aperto, noi avremo la possibilità di creare prima di tutto un processo. Sì, sono tante altre che poi sono, hanno fatto il nome un po' tardi. Adesso facciamo un elenco delle persone e delle associazioni, poi faremo un percorso nel quale ognuno ovviamente dovrà prendere delle decisioni di partecipare. No. Vi ringrazio, sono stato lungo, ma comunque era una premessa che andava avanti. Grazie di tutto.